Benvenuti a questi Lenzi Apposta di Supermercati, che è? Passione. Siamo andati oggi all'INS, sempre, ma non quello di Via Donizetti, giusto? No. Siamo andati in un altro INS. Per cambiare. E abbiamo visto per quest'anno non cambiare stesso supermercato per andare a comprare. No, in verità dovevamo andare in un altro supermercato, abbiamo visto un INS e dopo andiamo a fare la puntata lì. Esatto. Cioè, era latente questo desiderio. Esatto. Comunque, noi ve lo diciamo sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale, di farci conoscere agli amici, ai parenti, a quelli che... Anzi, potete un dispetto, facci conoscere a quelli che stanno facendo dieta prima della vacanza, così proprio... Cosa abbiamo comprato? Sono stati i protagonisti dei panini negli anni 80, assieme al tonno, i carciofini ma grigliati sott'olio. C'era una differenza di 30 centesimi, abbiamo voluto investire un po' di più per provare questo gusto nuovo. Un grande classico della cucina, sgrassano, mettono appetito, sono un contorno ottimo. Le cipollette borettane sott'olio. Perché sgrassano? Sgrassano perché cipolla, sotto aceto, l'aceto è un acido e rovina i grassi. Li abbiamo scelti per il prezzo, perché però anche per l'utilizzo, perché a questo prezzo è un ottimo utilizzo. Dei crostini simpatici al pepe nero sale marino a 0,89. Quindi ragazzi, 0,89 nell'economia di un aperitivo o dentro una minestra, secondo noi ci possono stare. Secondo noi spettacolari, entusiasmanti, bellissime, perché ricordano un po' la cucina partenopea. Miriam, per favore, è un classico della cucina, delle aragostini al pistacchio. Perché hai fatto quella faccia sdegnata sull'aragostino al pistacchio? Ma secondo me di lì conservate anni e avrà una crema al pistacchio che non è al pistacchio e... Ascolta, siamo andati all'INS. Certo, se ci mancherebbe, no. Ma infatti le proverò molto volentieri. Una prova di coraggio, ma neanche troppo, perché colore e nome ci hanno attirato e sembra poter essere un ottimo prodotto. Una tonica al pompelmo rosa, no? Sì. Potrebbe essere potenzialmente, vabbè, questo qua il goccino di vodka ci sta di sicuro, però ragazzi... Io sono molto molto fiducioso. Assaggiamo i carciofini grigliati. L'aspetto oggettivamente è da grigliato, diciamoci la verità. È questo. Che ne dici? Buoni buoni buoni. Mi piacciono. Ma se vogliamo anche più sapidi del solito. Tu non li trovi un po' più saporiti? Sì, a me sembrano molto sani, fra virgolette. Hanno croccanti, quindi sono freschi, perché si sente che non sono stati nell'olio. A me non dispiace niente. Come contorno io lo promuovo. In un panino assolutamente sì. Assolutamente, ma anche una grigliata. Ripassati, buoni, veramente, sono diversi dal solito. Buoni, sì. Voto? 8,5. Io do 8, veramente veramente buoni, bravi, veramente buoni, ma poi ha un costo veramente contenuto. Infatti, perché i carciofi solitamente costano tantissimo. Buono, buono, veramente top. Veniamo all'assaggio della cipollotta borettana. La cipollotta borettana è particolare perché a volte sa solo di aceto ed è vecchia, e quando è vecchia ti si sfalda in bocca e non ha quel contrasto borettano. Prende il nome proprio da Trieste, per la bora. Che si mangiava quando c'era vento. Che dici? A me queste sono molto buone, perché sono delicate. Buono, ma fa conto che fa caldo. Sono buone, sanno poco di aceto, sono mischiate buone. Sì. Hanno un gusto ottimo, veramente ottimo. Sta borettana, che gran figlia mi di piace. Borettana questa. Voto? 8,5. Anch'io do 8,5 qua, veramente buona. Ma la INS sui barattoli, ragazzi, fa delle perle, perché costano comunque poco e sono sempre buoni, ma probabilmente c'è molto ricambio, la gente li compra. Magari sì. Io credo che sia questo il segreto, perché a volte compri le robe di marche e sono vecchie. Brava INS, brava sì. INS. Veniamo ora al crostino dorato. Che ne dici? Non mi sono piaciuti più di tanto, perché si sente tanto tanto il pepe nero. Ma appunto perché da mettere, sì hai ragione, ma perché mettere la zuppa? Troppo. Sì, forse ma nella zuppa sì. E mettere zuppa in salata, anch'io la penso come te, ma perché è fatto proprio per la zuppa. Se tu la metti in una zuppa che ci sta il pepe, non metti il pepe. Però nell'insalata secondo me già no. Comunque sono cotti al forno, non fritti. Allora è buono, ma non è così. Cioè così non è, perché guarda quanti ingredienti ha. Per una zuppa per me è proprio ideale, perché ha quel pepe lì che è tipo in una pasta e lenticchie. Una zuppa sì. Voto? 7. Io do 8,5, perché secondo me è un ottimo prodotto, rapporto qualità-prezzo, e costa 0,89. E sento gusto naturale, non sento gusto di glutammato io. Vabbè ragazzi, fateci sapere. Comunque anche come snack non sono male. Con una birra fredda io me li berrei. Insomma, avete capito la modalità di ingestione che ho, che
supera la percezione del linguaggio, è proprio io bevo. Veniamo ora alle aragoste e al pistacchio. Come diceva Mira, l'aragosta, la croccantezza è fondamentale, quindi... Che dici? Non male se vi piace questa consistenza dura, perché la crema mi sembra non cattivissima. No, è vero. La crema è buona, però mi sembrano un po' delle robe un po' anonime, ecco. 1,99€ Miriam. Vabbè, ma sono 6, Sono 150 grammi, 1,99€ sono 2 euro. Siamo sui 13-14 euro al chilo per pasticceria cotta, va bene. Allora, come dice lei, l'aragostatura, come la possiamo chiamare, il carapace, se vogliamo intenderlo così, è molto buono. Sì. Beh, se vogliamo mangiare il fondo della coda dell'aragosta, sai come si chiama? Telson, se proprio vogliamo essere. Non lo sapevo. Lo fosse stato di seconda superiore. Se vogliamo essere, oltre che pedanti, saccenti, tutti gli aggettivi che mi contraddistinguono, esatto. Tracotante, ridondante, insomma, tutte queste cose qui. Io mi trovo molto bene come prodotto, lo consiglio, mi sento a mio agio. Sì, mi sento a mio agio. La crema al pistacchio non è nulla di trascendentale, però appunto perché non fa schifo è già un ottimo risultato. Ma infatti è quello che dico. E poi crea un buon contrasto tra questo e l'altro. Io lo promuovo, io do 8. Anche io do 8 appunto per la crema al pistacchio, perché me l'aspettavo peggio. Boh. Siamo giunti all'assaggio del pompelmo tonico. Cioè, cosa c'è di più dimagrante di un pompelmo tonico? No? Il pompelmo brucia, la tonica in tonica. Cioè, che poi la tonica secondo me la bevono anche quelli che mettono l'intonaco per darsi forza. Però questo è anche senza conservanti. Conservanti? Non lo so, cosa ci sono? Che ne dici? Buona perché è delicata e estiva. È top, io spero che non abbiamo già provata questa come dici tu, perché questa qua è veramente top, ragazzi. E se la dovessimo averla già provata, vi fa capire quanto ci piace. È buonissima, ragazzi, se la sta bevendo calda. Questa qua fresca, sì. Me ne berrei a litri. Sì. Grazie, vediamo calorie come sono messi. Che non mi sembra neanche tanto zuccherata. No, zuccherata 37 kcal per 100 ml. No, è zuccherata, ragazzi, perché è zuccherata. Sì, ha 22 grammi di zuccheri. Purtroppo è zuccherata. Ne ha un po'. Purtroppo, ma anche se è zuccherata è buonissimo. Prodottone. Voto? 8,5. Io do 8 solo per lo zucchero, ma ragazzi, io vi consiglio di prenderla assolutamente. È una tra le migliori bibite che abbiamo mai provato. Particolare, tonica, pompelmo, si sente che è tonica, si sente che è pompelmo. Io mi sento già, proprio mi sento già più tonico. Prodotto preferito di oggi? I carciofi, senza dubbio. Hai ragione. Concordo, mi hanno stupito. Sono anch'io, sono un po'. È un po' tesa perché oggi era tutto buono, diciamo. Però il carciofo spicca, appunto nella loro banalità sono riusciti a spiccare. Dopo quest'ultimo giudizio, da supermercati che passione. È tutto, alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao.